Romulus 2, domanda rivolta a tutti. La prima stagione ha segnato un pochino uno spartiacque nelle produzioni seriali italiane. L'ambizione chiaramente era molto alta. Da dove si parte per una seconda stagione per far sì che il livello sia lo stesso, non solo, ma anche superarlo? Ma l'idea era proprio questa, cioè volevamo prendere tutto quello che avevamo fatto di interessante, anche di sperimentale da un punto di vista produttivo nella prima stagione e salire di livello, quindi cercare di realizzare una serie che fosse più tensiva, con elementi emotivi molto forti e che avesse anche al suo interno una possibilità di creare grande spettacolo, quindi scene d'azione più complesse, battaglie, stuntman, la grande avventura dei nostri protagonisti. E questo, insomma, grazie anche agli sceneggiatori, oltre che alle mie compagne e miei compagni di viaggio, è stato possibile. Secondo me abbiamo fatto qualcosa che va al di là della prima stagione. Non era facile rilanciare dopo la prima stagione di Romulus. Il vantaggio era aver già creato un universo, quell'universo era credibile, i nostri attori erano dentro quel mondo e tutto quello che era stato ricostruito funzionava. Da lì potevamo soltanto rilanciare, e questa possibilità ci è stata data, come ha detto Matteo, grazie a dei copioni che mettevano in scena dei conflitti molto più esposti rispetto alla prima stagione, molto più concreti, fisici direi, e questo ci ha dato una grande libertà e soprattutto un grande divertimento, perché io credo, come i miei colleghi, ci siamo divertiti tantissimo a mettere in scena non solo le scene d'azione, che sono le scene più complicate, ma anche dei conflitti tra i personaggi, nelle relazioni tra ognuno di loro, che veramente arrivano a dei livelli molto, molto esaltanti. Francesco, Enrica? Io ero già rimasta colpita dalla spettacolarità e dalla sfida della prima stagione, quindi ero fan, e passare dall'altra parte è stato stupendo, e ogni giorno è stata una sfida diversa, e penso che una serie del genere sia un po' un unicum in Italia. Quando trovo un lavoro così sperimentale, così sfidante e con un'ambizione così alta, penso che veramente siano quei casi in cui vale la pena dare tutto e spendere tutte le energie e sostenere il più possibile questo tipo di idee nella serialità italiana, quindi è stato bellissimo lavorarci ogni giorno. Il ruolo della donna in Romulus è assolutamente centrale, ma cosa rappresenta per voi dal punto di vista narrativo, strettamente narrativo? Ma anche Enrico? No. Sì. No. Già la prima stagione di Romulus era caratterizzata da alcuni personaggi femminili molto, molto forti, e segnati da percorsi molto, molto complessi, da trasformazioni totali, come nel caso di Ilia, che in questa seconda stagione dovrà fare i conti con questa trasformazione, con quello che ha perso, dovrà fare i conti con l'arrivo di una nuova figura femminile determinante, che è Ersilia, interpretata da Valentina Bellè, che è a capo di questo gruppo di sacerdotesse sabine che rappresentano qualcosa di molto diverso da quello che erano le Vestali. C'è un misticismo diverso, più oscuro, più misterioso, più sensuale, così come tutto il mondo dei Sabini in fondo rappresenta un altrove, no? Un altro, a partire dal suo re folle Tito Tazio, personaggio ambiguo, imprevedibile, che ha portato nella serie veramente una cifra diversa in termini proprio di inquietudini, ecco. Emanuele Di Stefano è un giovane attore molto talentuoso, molto particolare, e quindi ci ha permesso veramente di inserire dentro questa seconda stagione un nuovo orizzonte che fosse uno specchio nero per i nostri protagonisti. Ultima cosa, ci sono i protagonisti, ma Romulus è anche una serie in cui ci sono tanti figuranti, ci sono delle masse, quindi il set è stracolmo. La difficoltà, la bellezza di gestire appunto non solo i protagonisti, ma anche stessi figuranti che poi vanno a riempire le scene e danno a Romulus una profondità da grandissima serie. È un incubo gestire tutta questa complessità, no? No, la verità è che noi volevamo una serie che fosse appunto portatrice di un mondo, e questo mondo deve essere pieno di persone, pieno di donne e uomini con le loro avventure, nei nostri protagonisti, ma anche chiaramente con battaglie e cose che sono
presenti e che diano ricchezza alla produzione, perché l'idea è sempre di restituire alle spettatrici e agli spettatori un grande spettacolo, e in questo senso secondo me con Romulus insomma lanciamo una bella sfida.